Tra racconti, aneddoti e retroscena di una carriera in prima linea, Siegfried Ranucci a dialogo con Matteo Giusti al Circolo Artistico di Arezzo. Il volto di Report ha presentato anche in città il suo libro La Scelta, 324 pagine nelle quali ripercorre il cammino che lo ha condotto sin qui, scegliendo alcune delle inchieste fondamentali di cui svela retroscena, ma anche evocando figure come suo padre e Roberto Morrione, che hanno forgiato in lui la capacità di portare sino in fondo ogni scelta. Il libro nasce proprio dalla consapevolezza che non è tanto la qualità di una persona quanto le scelte che fa che cambiano la propria carriera, spesso quelle degli altri, anche le scelte che non fa, che non compie. E poi queste sono anche determinate dalle persone che incontri lungo il percorso. Nel libro pubblicizzo la storia di alcuni personaggi che hanno avuto un ruolo fondamentale nel successo delle mie inchieste, personaggi che sembrano usciti da un romanzo, un vagabondo che mi aiuta a realizzare un'inchiesta sul fosforo bianco che denuncerà gli Stati Uniti, il paese più potente al mondo, un tassista che mi aiuta a ritrovare i quadri di Tanzi, una professoressa che mi consegna del materiale audiovisivo sul famoso incontro tra Renzi e Mancini e Ladoville che mi ha tenuto sulla graticola e sulle cronache per 3 anni. Tuttavia vorrei dire che forse la scelta che ha più condizionato la mia vita è stata fuori dalla mia professione ed è stata quella che un giorno, quando mio padre stava male, che era colpito da delle metastasi, e si era ammalato improvvisamente per un blocco intestinale, bisognava convincerlo ad operarsi perché si doveva salvare. Io sapevo che non era così, gli ho mentito, la scelta di mentirgli, perché poi è morto immediatamente, è entrato in sala operatoria, è una scelta che ha condizionato la mia vita, insomma, che ancora oggi mi porto dentro. Infine l'invito ai giovani giornalisti. Il consiglio che gli do, che do loro, è quello di non fermarsi alla tecnologia, perché i mezzi sono uno strumento, poi bisogna riempirli di contenuti e i contenuti devono essere realizzati, fatti e studiati da un giornalista, quindi devi stare sulla strada, perché le informazioni che trovi sul web sono spesso informazioni che non sono veritiere, vengono privilegiate dal numero di click, cioè dall'interesse che provano, non dal fatto che siano verificate. Il web, lo dico spesso, è una sorta di bibliotecario ubriaco dove tu non sai qual è la notizia vera certificata.